Bentornati ragazzi, sono Gio e questo qua è un video nuovissimo sul mio canale e come vedete dal titolo vi presenterò i miei 10 edit preferiti. Però attenzione, non è come il video di Jumbo che ha fatto i 5 edit che gli è piaciuto di più in generale su YouTube, ma questi qua sono i 10 edit miei editati da me, diciamo quindi i miei lavori che mi sono piaciuti di più. Ora ve li introdurrò a uno a uno. Alla decima posizione abbiamo Flip e Trickshot, che era lo speciale dei 4.000 iscritti che ho fatto non mi ricordo quando, mi sembra tipo febbraio. E in pratica mi è piaciuto l'edit, diciamo tanto, ma neanche più di tanto, perché comunque era molto bella la cosa di mettere le clip, diciamo, al contrario, come state vedendo sulla mia impressione. Vi lascio un attimo all'edit. Alla nona posizione abbiamo il Dream Shot numero 11, che era il Window Shot Special, quindi ogni trick mi buttavo dal Window Shot e mi piace molto, soprattutto perché lì ho iniziato bene a fare la velocity sync, quindi vedete come oscilla bene la clip e anche soprattutto il pancake che l'ho fatto oscillante destra-sinistra. E l'ultima cosa, diciamo piccolina, che è la canzone dei Jackson 5, che era il gruppo di Michael Jackson. In quel periodo era il periodo che avevi Caparezza, più o meno anche adesso i capelli abbastanza lunghi, però diciamo anche per quello sono anche legato a quel Dream Shot. All'ottavo posto, ragazzi, Joy 88, ottavo posto, abbiamo il Red Recitage numero 2, che era uscito un giorno prima che avessi fatto uscire la mia submission, la mia response. Mi è piaciuto veramente tanto, non come il primo episodio del Red Recitage, che vedrete dopo, non si sa dove, però comunque mi è piaciuto tanto, soprattutto anche per le clip, perché avevo evitato la opener e la close del mio Montage Afrodite, ed è comunque andata abbastanza bene. Al settimo episodio è uscito un mini stage che non mi aspettavo avesse avuto così tanto successo, e soprattutto così tanto è bello, perché veramente mi piace tantissimo, è veramente molto pulito, sincato perfetto, ho messo pochissimi effetti, giusto tranquillissimo, veramente mi piace tantissimo Bartolomeo. Al settimo posto abbiamo il Dream Shot, l'ultimo che è uscito, il dodicesimo episodio speciale del Falle MK14 Trickshotting. L'ho fatto anche su quasi più o meno tutti i code che è possibile che ci sono quelle armi. Mi è piaciuto molto, soprattutto la velocity sync, quindi diciamo ogni beat come va bene la clip, e anche gli edit e gli effetti mi è piaciuto bene, anche la canzone, mi piace quello stile di edit. Al quinto posto abbiamo un montage, tra virgolette, tra me e un mio amico tedesco che si chiama Mavo, che è un episodio di Hitmaker, veramente stato molto bello, secondo me. È un edit molto da nigga fra Rubo del Ghetto, cosa sto dicendo, ma comunque è molto bello, soprattutto all'inizio, che vedete tipo il joypad dell'attacco fulmineo con davanti la clip di Mavo, che secondo me è veramente bello, soprattutto Punkrock, effetti Hitmaker, mi piace tanto quello. Alla quarta posizione, ragazzi, come ho detto prima, c'è non l'ho fatto rallentato, ho fatto io questa, c'è stata anche bello. Comunque abbiamo la Red Recitage numero 1. Le clip non sono fighe come le altro, però veramente l'edit è molto figo, soprattutto tipo l'hitmarker su Take Off, l'ho editato benissimo, mi è piaciuto un sacco. Alla terza posizione, ragazzi, abbiamo il primo video che non è uscito sul mio canale, ma è uscito l'altro ieri sul canale dei Safe, quindi ho aspettato per fare questa top, perché questo video l'avevo già editato, ma dovevo aspettare quello che arrivasse dai Safe per non spoilerarlo. Andatelo a vedere, bellissimo, soprattutto anche le canzoni, questo è un edit veramente molto pulito, secondo me, l'edit che mi piace di più da fare, e soprattutto anche le canzoni che mi piacciono tantissimo degli Eden Project e dei, come cazzo si chiamano, degli Imagine Dragons, veramente bello. Al secondo posto, ragazzi, attenzione, abbiamo un altro video che non è uscito sul mio canale, è il montage di Cash, che è uno dei miei migliori amici nell'ambito Call of Duty, nell'ambito online. È uscito un montage suo feed più o meno un mesetto fa, io l'ho editato gratis, ovviamente, io ho fatto perché gli ho chiesto io, ti prego, posso editarti il montage, veramente ci tengo tanto. Oltre a tenerci tanto questo montage, soprattutto penso che sia editato veramente bene da parte mia. E questo tipo di edit, quindi diciamo in Epic Music, penso che sia uno degli edit che mi esce meglio. Al primo
posto, ragazzi, come non poteva mancare il mio bellissimo montage. Bellissimo lo dico io perché voi pensate che fa schifo. No, comunque, a parte gli scherzi, mi piace tantissimo, soprattutto anche all'inizio, che vedete tutte le mie intro, tutti i miei vecchi video, tutti i video quando, diciamo, i traguardi. E questo video, oltre ad essere legato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo l'edit, perché come quello che ho detto prima di Eternity e di Cash, a me piace sia editare Epic Music sia vedere i video Epic Music. Quindi spero che piaccia anche a voi. Ragazzi, il video è finito qua. Comunque in descrizione troverete tutti i link, i 10 link da vedere, quindi andate assolutamente a vedere, lasciate un bel like, un bel commento a quei video e a questo. Soprattutto spero che questa top 10 vi sia piaciuta. Se vi va, magari porterò altre top 10, magari non sui miei video, oppure anche sì, una top 10 sui miei video più divertenti secondo me, dal mio punto di vista, quindi non dal punto di vista vostro, ma dal mio punto di vista, quindi diciamo per montarle tutto. Se magari vi va questa idea delle top 10 dei video più divertenti del mio canale, che tra l'altro mi è venuta adesso, non so perché, ditemelo nei commenti. Ora vado a registrare altri video, perché io settimana prossima, dall'8 al 15 luglio, sarò a Rimini, al bagno 90, numero bagno 90, quindi se volete passate a trovarmi, se siete di Rimini, e quindi dovrò registrare un sacco di video per tenervi, per tenere il canale carico anche con la settimana. Da giù è tutto, bella!